Buongiorno ragazzi, ci troviamo a Palazzo Cappuccini. È finalmente giunto il grande giorno di Watches and Wine, una grandissima fiera di orologi che tratterà lo stile in tutto e per tutto italiano, perché avremo anche delle cantine, avremo anche la sartoria napoletana, quindi stile in tutti i casi, stile italiano. Vedete? Sono arrivato con la mia macchina. Va bene ragazzi, direi che il tempo è anche abbastanza mite, ventoso ma non piovoso, entriamo dentro. All'ingresso, come di consueto, troviamo gli amici di Hobby Watches, vi inquadro i loro contatti nell'eventualità che troviate qualcosa di interessante, e ce n'è. L'amico Stefano e l'amica Yvonne. Ciao ragazzi, com'è Napoli ragazzi? Bellissima, bellissima. Il tempo sta reggendo fortunatamente. Dai, dai. Ottimo, ottimo. Vogliamo vedere qualche orologio? Vai, che te ne ho preparati tre. Che cosa? Oh, perfetto. In particolare di quelli che piacciono a te. Partiamo da questo, che è quello anche un po' più interessante per i miei gusti. E anche per chi ama i quadranti un po' particolari, questo sangue di piccione. Come me, sangue di piccione. Gradevolissimo. Bellissimo. No, è uno Zenith spettacolare, no? Guardate che cassa, ragazzi. E poi il colore del dial che... Meraviglioso. Meraviglioso davvero. Quello che vorrei far notare sono anche le condizioni, perché nel vintage le condizioni cambiano parecchio. Assolutamente, assolutamente. Poi il fondello è tenuto veramente bene. Bellissimo quadrante. Andiamo avanti. Poi abbiamo questo cronografo. Questo è un Reston. Questo è un Reston con dial nero, come piace al nostro Gaetano. Anche. No, ma un fascino vintage strepitoso questo orologio. Veramente. Questo poi alla luce solare ha anche dei riflessi veramente meravigliosi. Bello. Tasti a pompa, cassa in acciaio. Poi il laterale della cassa molto bello, molto particolare. Guardate che spettacolo, ragazzi. Questo è databile intorno più o meno che anni potevano, anni 70? No, precedente, questo sarà un anni 50, anni 60. Anni 60, 50. Sì, 50-60. Bello, bello. Poi che cosa poi c'è? Concludiamo in realtà in bellezza, perché abbiamo un Certina DS2. Bellissimo. Con un quadrante che ha un viraggio meraviglioso. Bellissimo. Corona originale. Uh-huh. E anche qua vorrei far notare le condizioni di questo bellissimo modello. C'è quella tartarughina che è strepitosa, veramente. Incredibile. Bellissimo. Ma poi Stefano, l'amico Stefano, ha anche delle novità molto particolari recenti, diciamo, degli orologi moderni, ecco. Abbiamo iniziato delle collaborazioni con i brand italiani, principalmente. Ne porteremo altri, si spera, prossimamente. Con Brasca, come avete già avuto modo di vedere, l'amico Marco ha fatto veramente un orologio strepitoso, molto bello. Gli amici a casa penso che lo conoscono in ogni sua parte. E da oggi abbiamo poi anche i Fathers, che qua sono padroni di casa, si può dire. Partner ufficiali dell'evento, diciamo. E soprattutto hai mostra questo orologio strepitoso, questo modello bellissimo, meraviglioso Horizon, con un dial mai visto, non avevo mai visto questo. Sì. Dial fumé, vediamo se riusciamo a farlo vedere anche sì, alla luce, che il quadrante merita davvero. Oh. No ragazzi, vedete che spettacolo, è una meraviglia, una meraviglia. E questo è il Made in Italy, ragazzi, viva viva il Made in Italy e il Made in Napoli. Ciao Stefano, ciao, grazie ragazzi. E buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Alla prossima. Non potevano mancare gli amici di LT Orologi, una nostra vecchia conoscenza, grandissimi amici, e vi inquadro anche come al solito i loro contatti, eventualmente se volete informazioni dettagliate sui pezzi che hanno in esposizione, e vi faccio vedere giusto qualche pezzino molto interessante, come ad esempio questi nuovi Seiko 5 in questa versione da 38 mm, guardate che belli, guardate come sono proporzionati, piacciono parecchio. Abbiamo anche questo Seiko Presage molto molto bello, con secondina a 2.6, classico Bulova Lunar Pilot che tutti ben conosciamo. Poi abbiamo tantissimi pezzi molto belli come questo Mido,
questo Citizen serie 8 limitatissimo, quasi introvabile, guardate che cassa ragazzi. Abbiamo poi un pezzo di alta orologeria in questo Tudor Black Bay 41, questo ancora con l'iscrizione con il sorrisetto, come si suol dire, molto bello. E poi voglio terminare con un bel pezzone made in Italy, questo bellissimo Lorenz Aquitania, che arriva a una profondità di 1000 metri. Guardate qui, c'è tutta la dotazione per andare a pesca, a caccia di squali, davvero incredibile. Grazie ragazzi. Gli immancabili amici di Sessa Gioielli. Ciao, ciao Serenella, i nostri grandi amici partner con cui ho girato anche qualche video in estate, andatele a recuperare. Vi faccio vedere anche i loro contatti, eventualmente li volete, come dire, infastidire con le vostre richieste, assolutamente scherzando. Ci propongono i soliti pezzi interessantissimi, questa bella selezione di Seiko Kinetic, tanti bei orologi di forma, ve li faccio vedere molto velocemente, anche questi sono tutti in osso, vi ricordo ragazzi, abbiamo dei quarzi, degli automatici, davvero una bella selezione per tutti i gusti. Abbiamo anche questa bellissima sveglietta a pendolo Seiko, orologi Lady che non mancano mai. Poi vi volevo far vedere ragazzi qualche bel Zenith, guardate qui che meraviglia questo Zenith Elite, guardate che cassa spettacolare, con pulsantone qui posto in maniera asimmetrica, un bellissimo bracciale, veramente meraviglioso questo bracciale. E ovviamente parliamo di un orologio assolutamente NOS. Abbiamo anche questo bellissimo Zenith, sempre Elite di forma, cioccolatino, televisore, come volete voi, guardate che spettacolo, con un bracciale a dir poco meraviglioso, chiusura scomparsa, vero strepitoso questo. E poi chiudiamo con due bei pezzi della vecchia Philip Watch, quando Philip Watch era Philip Watch, e ci proponeva degli orologi molto interessanti. Guardate che bello stile anni 80-90. E poi abbiamo anche questo che è proprio bello massiccio, spesso, importante. Bello orologio davvero. Grazie ragazzi. Ciao, buon lavoro. Siamo qui con l'amico Antonio Pezzuto della gioielleria Pezzuto, ovviamente una gioielleria storica della Campania, diciamo. Da quanti anni siete presenti? Allora, come Pezzuto da tanti anni, perché ho cominciato mio nonno negli anni 60, poi mio padre, poi generazioni, continuiamo noi figli e nipoti. Perfetto. Andiamoci a vedere che pezzi ci propone il signor Antonio. Partiamo con questo bellissimo Tag Heuer Carrera. Perfetto, molto bello. Poi qui c'è una carrellata di orologi veramente strepitosi, ragazzi. Vi faccio vedere questo Bon Mercier, questo incredibile Hamilton Khaki anni 80-90, mi diceva il signor Antonio, molto piccolino, questo sarà un 35 mm più o meno. 34. Guardate come erano all'epoca i Khaki. Poi c'è anche questo bellissimo Tissot, cassa televisore. Abbiamo qualche vintage, qualche bellissimo Tudor. Per la vostra gioia abbiamo un Longines cassamoneta, sempre cassamoneta ma Tissot, Zenith. Beh, che dire, pezzi veramente incredibili. Ci sono un paio di Eberhard da infarto, ancora Hamilton, Eberhard, Longines, questo incredibile Tudor. E finiamo in bellezza con un binomio Tudor Longines veramente da favola. La gioielleria è Antonio Pezzuto, vi mostro anche il bigliettino da visita per eventualmente contattare l'amico Antonio.
Grazie Antonio, buon proseguimento. Grazie a te, grazie. Ciao. Oh ragazzi, guardate qui, abbiamo i VIP, abbiamo delle persone illustri. Ragazzi, allora, l'amico Richard, allora da oggi lui non è Riccardo ma è Bud Spencer, che ha una passione per Bud. Grande Bud. Senti Riccardo, la prima volta che venivi a Napoli? No. Ah ok, quindi... La seconda, bene, quindi la seconda volta... Però è passato un po' di anni. Ah ok. La domanda cambiata? Ah, non più di tanto. Tanta più gente, tipo il turista, visto magari anni fa, si parla di 15 anni fa. Quindi è un'altra assolutamente. Come ti sembra questa fiera organizzata dal nostro inestimabile boss? Non avevo dubbi della qualità sì, degli espositori, della location, ma già lo sapevo. Era tutto come me l'aspettavo. Tanta gente, gli ho suggerito eventualmente nel prossimo di dovrà trovare una location più grande perché... Vogliamo spoilerare qualcosa? Giugno e poi sarà il primo canale che vi dirà la location, la nuova location per giugno sarà Voce Mondo. Eccolo lì. Onorato ragazzi, quindi, onorato. State connessi che lui state connessi. Seguiteci ragazzi. Più succulente. Ci saranno delle grandissime novità. Comunque dobbiamo fare i complimenti a lui perché... Io l'ho visto da stamattina che si sbatte, sembra una cavalletta. Il nostro Mariano è un vero fattotoso. Davvero. Queste cose le fai solo se c'hai passione, non le puoi fare in altri modi. Dai ragazzi, io faccio un altro giretto in fila, ci si vede? Sì. Ciao. Ciao a tutta la stimata community di Watch and More. Grande. Non solo orologi qui a Watches and Wine, ma anche vere e proprie opere d'arte con l'amico Andrea Coppola, che saluto. Ciao Andrea, tutto grazie. Bene? Come sta andando la fiera? Benissimo, benissimo. Bellissima affluenza, gente. Tante persone curiose, tante persone vogliose di capire quello che io faccio, quello che io produco, quello che io propongo. E oggi siamo qui in veste, diciamo, non solo di orologiai, di appassionati, ma anche con una lieve vena artistica, perché abbiamo tutti i quadri a tema orologeria che ci sono nel palazzo, sono proposti da me. Ottimo, qui ci sono tutti i miei orologi. Andiamo a dare un'occhiata, inquadro prima il tuo QR code, magari gli amici possono fare un fermo immagine e hanno tutte le informazioni per contattarti. E poi mostriamo le tue strepitose creazioni. Queste sono le preferite dei bambini. Ah, questo poi anche in tema Halloween, sì, da poco passato. Sono incuriositi, si avvicinano e sono molto gettonati. Ma andiamo a vedere qualche orologio più convenzionale e devo dire che qui ci sono dei pezzi veramente strepitosi, fatti con materiali di recupero dell'orologeria che hanno fatto la storia dell'orologeria, sono tutte, diciamo, partiamo da una base di materia prima vintage nostra che ha fatto la storia dell'orologeria. Tutta la parte industriale, quindi è vintage, fondo di magazzino, mai utilizzata, dimenticata negli anni, e tutta la parte artigianale, cioè tutto quello che manca lo vado a completare io a mano. No, ma sei un vero artista comunque, e poi comunque quello che fai è molto apprezzabile anche per l'ambiente, perché comunque si tratta di riciclo, di rimettere sul mercato pezzi che comunque difficilmente avrebbero poi posto. Esattamente, queste casse ad esempio erano destinate all'oblio oppure a diventare oggetto di sciacallaggio oppure di franken da parte di vintagisti marpioni per insomma cogliere alla sprovvista gli sprovveduti oppure diciamo i vintagisti con poca esperienza che si affacciano a questo tipo. Io ho voluto insomma riqualificarli, recuperarli e dare nuova dignità a questa magnifica fornitura che sostanzialmente. Ottimo, ottimo lavoro, davvero. Grazie. Andrea, ti ringrazio. Grazie. Gentilissimo, grazie ancora. Buon proseguimento. Grazie altrettanto. Bene, accanto all'amico Andrea abbiamo anche il signor Roberto Trombetta che qui ha presentato la sua ultima creazione letteraria, il suo ultimo libro, giusto signor Alberto? Sì, Roberto. Roberto, chiedo scusa. Sì. Posso inquadrare questo, i suoi
orologi. È il primo volume che è stato pubblicato 4 anni fa e siamo già alla terza ristampa. Ottimo, ottimo. E questo invece è il continuo che è stato pubblicato 1 mese fa. Perfetto. E oggi qui a Watch and Wines abbiamo fatto la presentazione. Ma quindi lei tratta orologi ferroviari, orologi da tasca ferroviari, giusto? Orologi da tasca, ferroviari, italiani e internazionali. Tutto quello che ruota intorno all'orologio ferroviario, cioè la stazione, i documenti, gli aneddoti, qualsiasi cosa che riguarda l'orologio che stava nella stazione o che era di proprietario del ferroviere, qui è stato scritto e documentato. Molto interessante. Dove possono trovarli questi libri, gli amici? Nei maggiori store online. Perfetto. Feltrinelli, Ibis, Amazon. Oppure direttamente dall'editore, okay, editore arte e stampa, novella e lo ordinate. Perfetto, la ringrazio signor Roberto, buon Bene. Proseguimento. Grazie a voi. Ed ecco qui gli amici di Radica Watch, immancabili, anche loro presenza fissa delle nostre fiere, con il loro bigliettino da visita, quindi ci sono tutti i contatti. Ci fanno vedere qualche bel pezzo molto molto interessante. Partiamo con questo Rico, guardate che bellissimo dial, che bel colore, vero strepitoso, però è una cassa molto particolare, molto bella. Questo sarà un anni 70 credo, anni 70-80, molto molto bello. Continuiamo poi con questo Bulova che mi ha colpito particolarmente per la forma della cassa. Guardate qui che spettacolo, sottilissimo, ovviamente quando Bulova era ancora Bulova, vetro bombato, secondina ore 6, orologio davvero molto bello. Andiamo avanti con un altro vintage, questo Olma, ragazzi guardate le anse, devo dire che ha una forma strepitosa, le anse bellissime, anche lui con il classico vetro bombato, è un quadrante, un dial bitono, molto molto bello, è anche in condizioni strepitose tra l'altro. Terminiamo in bellezza con questo bel Omega Constellation al quarzo, sicuramente anni 80, molto molto bello, fine ed elegante, tutto originale, guardate anche il bracciale, la fattura di questo bracciale strepitosa con la chiusura scomparsa, molto molto bello. Ma non solo orologi dagli amici di Radica Watch, ma anche una miriade di bracciali, cinturini di tutti i tipi e per tutti gli orologi. Ce ne sono davvero di ogni, guardate quanti. Abbiamo anche un'ampia selezione di ricambi, ragazzi, movimenti, quadranti, davvero sono super forniti. Un'altra nostra vecchia conoscenza è l'amico Lorenzo di Barbum Watches. Ciao a tutti ragazzi, ciao, tutto bene? Tutto bene, tu come ti trovi a Napoli? Spettacolo, stiamo veramente trovando una bella, bella organizzazione, bellissima fiera, tanti grazie. Banchi, ma l'affluenza, cioè io... L'affluenza e la passione poi. Sono rimasto veramente contento, siamo veramente in tanti. Sono contento anche io. Allora, che cosa possiamo vedere? Facciamo vedere agli amici a casa... Di deliziarli, sì, alla grandissima, la partiamo con Versima questo 700. Oh, bellissimo questo, ma poi è nuovo, cioè praticamente sì, è costiale del 2021, l'ultima referenza, meraviglioso, che meraviglia, nuovo, sì, è indossato pochissime volte, bello, 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 però incredibile. E poi direi di far vedere una cosa che è un orologio che non si vede tanto, vero, spesso, vero, soprattutto in fiera. Furlan Marri è un marchio che stilisticamente adoro, mi piace tantissimo. Un po' sullo stile del Baltic, come lì. Sì, come sì, 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 sì. Questo è il castagno, si chiama il modello castagno. Siamo anche in periodo, diciamo. Esatto. Bello, bello, bello. Poi sì. È un corredo bellissimo, lavorano bene sui corredi, sulle garanzie. Facciamo vedere, sì, curano molto i dettagli. Vero.
questo bellissimo Bulova GMT, nuovissimo veramente. Questo è il Devil Diver GMT. Sì, sì, c'è ancora la pellicola. Questo è uscito proprio da pochi giorni. Una settimana. Sempre novità da Lorenzo. Sempre ci proviamo. Le migliori novità. Ci proviamo. E poi c'è anche qualche altra cosina che ci vuoi far vedere, Lorenzo? Cosa allora, ti faccio vedere qualche moderno. Vai. Bella Herman The Shift, guarda il quadrante. Questo è un orologio storico. Eh sì. Il modello storico era 36 mm, questa è la versione da 40, però c'ha un quadrante strepitoso. La prima cosa che mi colpisce è il quadrante. Aspetta, vediamo di. Ha un fascino davvero incredibile. E poi diciamo che il design non cambia da anni e anni, è sempre rimasto lo stesso. Esatto. È lui. Poi abbiamo anche un'altra. Ti faccio vedere questo Universal che secondo me è meraviglioso. È un anni 90, guarda che meraviglia, cassa in oro, con movimento Lemania. Quadrante secondo me è semplice, però è bellissimo, è di un'eleganza incredibile. Ha delle sfere particolari, incredibili. Sì. Sembrano delle spade. Meraviglioso. Bellissimo. Aspetta che lo. Ecco. Sì. Molto molto bello. Cassa in oro, guarda che bella cassa massiccia. E poi è un full set, scatola garanzia. Ma questa è un'edizione limitata di 500 pezzi per il mercato italiano. Questo me lo dimenticavo. Bellissimo. Lorenzo, ti ringrazio e metto in sovraimpressione i tuoi contatti, così gli amici a casa ti possono contattare. Scrivete, contattatemi, comprate. Ciao, buona fiera. Il tuo nostro grande amico è Sergio Lamit, presenza fissa di queste fiere. Buongiorno. Ciao Sergio. Ciao. Vediamo una bella carrellata dei suoi pezzi. Spicca questo bellissimo Pog. Ma abbiamo come al solito dei pezzi meravigliosi da parte di Sergio. Vi lascio anche i suoi contatti se eventualmente volete contattarlo. E andiamo a vedere poi qualche pezzo davvero da 90, come questo strepitoso Zenith è il primero. Guardate che dial, ragazzi. Facciamo vedere. Grazie. Cioè, ragazzi, sono senza parole. Guardate che cassa. Poi le condizioni sono nostre, praticamente. Sì. Davvero tutto coi, formidabili. Bellissimo. poi che cosa? Anche un altro orologino che è molto ricercato dai collezionisti Seiko. Vediamo. Un bello. Monaco. Molto molto bello. Qua abbiamo tutto suo, tutto originale. Vedo. Sia il cinturino. Condizioni proprio stupende. E andiamo a vedere anche questo strepitoso Omega Constellation, il classico Constellation, bello, uno degli ultimi quadrante con della vista, un bracciale veramente da non credere, bello, ghirinoro, bello, veramente bello. E poi il classico che a me piace molto è un bel quasi 40 mm, questo Eberhard Extrafort. Un classico immancabile, diciamo. Sì, questo è uno dei più amati dagli appassionati del vino. Va benissimo, ti ringrazio Sergio, sei sempre un amico. Ciao, buon lavoro. Grazie. E accanto a Sergio c'è anche l'amico Antonio, l'altra nostra. Ciao Antonio, come va? Bene? Tutto bene, grazie. Che ci presenta anche lui dei pezzi sempre al top. Guardate questo bellissimo Corum per gli amanti del vecchio conio. Abbiamo poi un Longines meraviglioso, Eberhard frecce tricolore, davvero incommentabile tra quanto è bello. Qui abbiamo una selezione di orologi da primato. Guardate questo Constellation, che cos'è? Veramente stupendo, bellissimi. Vi inquadro anche il suo biglietto da visita, come faccio sempre, se magari vedete qualcosa e volete contattare l'amico Antonio Cerase. E poi facciamo una bella carrellata di tutti gli orologi che ci propone l'amico Antonio. Io sono ormai senza voce, ma va bene. Oh. Guardate questo Longines, ragazzi, con tanto di estratto d'archivio, questo Seiko con vetro violaceo da
davvero strepitoso, non so se si riesce a capire dal video. Tanti, tanti bei pezzi. Grazie mille Antonio, ciao, buona serata a te, ciao. Allora ragazzi, a dimostrazione che gli orologi, la passione per gli orologi porta anche a altre cose, altri sentimenti come una bella amicizia, abbiamo qui l'amico Fabio che ho conosciuto tramite il mio canale, siamo diventati amici e lui adesso è anche espositore ed espone alla fiera. Ciao Fabio, tutto bene? Caro Gaetano, tutto benissimo, una fiera fantastica, saluto tutta la stimata community di Voce in Moto. Grazie, sicuramente ricambieranno. Con Gaetano è nata una bellissima amicizia grazie all'orologio, quando la passione viene condivisa è ancora più bella e nascono bellissimi rapporti che poi vanno al di là e si trasformano in amicizie, spero quanto più durature e sincere assolutamente possibile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, vediamo un po' che cosa certo. Che pezzi ci fai vedere. Eccoci qua. Allora, l'amico Fabio, devo dire che ha una carrellata di orologi davvero molto molto interessante, direi notevole. Sono tanti bei pezzi, ve li faccio vedere più nel dettaglio, poi magari in sovraimpressione vi metto i contatti degli amici se volete contattarli. Ok, io qui da lontano riesco a vedere ben poco, però adesso chiederò all'amico di farci vedere qualche pezzo in particolare. Che cosa, vogliamo partire con questi Eberhard? Sì. Allora ragazzi, vi faccio vedere questo strepitoso Eberhard, che sinceramente credo sia anche abbastanza raro perché non ho mai visto, non si vede spesso, ecco. È molto molto carino e abbiamo anche, questo è il... La secondina ore 6, giusto? Sì, esatto, questo è il modello traversitolo. La particolarità e la bellezza di questo orologio è data pure dal fatto che si tratta di un modello V3, quindi con il calibro Unitas ben in vista. Bellissimo, un'opera d'arte questo calibro. Veramente ben rifinito. E il nome di questo orologio trae origine dall'eccidio di Traversitolo, allorché nel 1992 un gioielliere che era concessionario Eberhard fu ucciso purtroppo. Sì. E la casa decise di dedicargli questo. Sì, bellissimo, una storia triste. Una storia triste dalla quale però è nata un grandissimo orologio che abbiamo qui anche in configurazione crono, che è un poco più inusuale. Un'altra chicca da parte dell'amico Fabio. Con qui. Dial nero, sfere, gioco sfere e secondi della cronografia a contrasto bianco. Indici arabi sul Rio, calibro 77-50, pure in questo caso Traversitolo è sempre un bel pezzo. Ecco qua, adesso si vede. Ben rifinito. Bellissimo. Con code Genève sulla massa oscillante e sulle radine e perlage sui punti. Guardiamo anche questo bellissimo cronomat immancabile, è un orologio che conosciamo bene, però è sempre un bel vedere, è sempre una è cosa. Un massi degli anni 90. Assolutamente, ma adesso poi soprattutto in questi ultimi mesi sta ritornando in auge prepotentemente. Certo. Guardate che bellissimo colore in condizioni strepitose. Questa è una vera chicca, questo è un Omega Speedmaster Moonwatch con calibro 861, quindi il calibro immediatamente successivo al 321, al cosiddetto pre-moon. La particolarità di questo orologio, a parte le condizioni, sono ancora in perfetto stato, si vedono per esempio le scritte sul fondello ancora perfettamente leggibili con la loro colorazione in inchiostro nero, ma la particolarità sono questi bellissimi indici al trizio. Siamo intorno al 94-95, il calibro è l'Omega 861 ed è un orologio che comunque ha sicuramente il suo appeal collezionistico. Assolutamente, sì, no, devo dire che questi indici vinteggianti sono originali, non sono frutto di, diciamo, di mescole particolari, di cose che stanno facendo attualmente, quindi ha un fascino. È il viraggio della sua naturalezza. Il tempo pittore, questo si chiama. Perfetto, concordo pienamente. Dai, andiamo a vedere questi ultimi due certina. Questi qui sono molto belli. Orologi. Hansel e Gretel. Hansel e Gretel, esatto, sono due gemelli diversi, potremmo definirli, perché il primo con dial color sabbia è un certina, Chrono Olympic. E invece questo qui è un Longines Chrono Olympic Chronograph. La particolarità di questi orologi qual è? Che sono praticamente lo stesso identico orologio brandizzato con due brand diversi. Particolare il fatto che nel 1972, durante le Olimpiadi di Monaco, erano entrambi, sia Certina che Longines, erano entrambi sponsor
delle Olimpiadi. Lo stesso orologio, ma in due configurazioni diverse. Grazie per questa bellissima chicca, Fabio. Grazie mille, Gaetano, è sempre un piacere, lo sai. Altrettanto, e buon proseguimento. Grazie mille, ciao. Grazie mille, ragazzi, un caro saluto a tutti. E alla Watches & Wine incontriamo anche un caro amico del canale, Citarelli, Gianluca. Buonasera. Ciao Gianluca, buonasera. Come va? Come ti sembra questa fiera? Un ottimo evento e con un'ottima affluenza. E siamo qui, è un piacere ospitare tutta questa gente che ci è venuta a trovare. Ottimo, ottimo. Poi c'è anche tanta tanta passione. E qui l'amico Gianluca ci propone tutta la sua lunghissima serie di prodotti di fornitura, a partire da cinturini di tutti i tipi, di tutti i materiali. Ne trovate davvero di ogni materiale, anche in gomma, in pelle. Abbiamo poi tutta una serie di prodotti utili a noi amanti degli orologi. Qui approfitto per farvi vedere anche i loro contatti, se eventualmente volete contattarli, siete interessati a uno dei loro fantastici prodotti. Ci sono tutta una serie di cacciavitini, coltellini, colle varie. C'è anche un martello, non è per appendere i quadri ovviamente. Tutta una serie di prodotti Bergeon. Ancora cinturini, questo è il gommino bellissimo classico del ProMaster. Ci sono anche i vari prodotti della Polywatch che in un video passato abbiamo utilizzato per ripristinare il vetro minerale del mio bellissimo Seiko Sumo, grazie all'aiuto dell'amico Gianluca. E finiamo con tutta la serie di prodotti Bergeon. Gianluca, ti ringrazio e buona continuazione. Grazie, ciao. Ragazzi, abbiamo qui tutta la gang di MDM Vintage Orologi e hanno davvero un'infinità di orologi vintage. Vi faccio vedere una velocissima carrellata, ma voglio sottoporvi un qualche orologino interessante nel dettaglio, come ad esempio questo bellissimo Longines Ultragron, tutto originale. Guardate qui che splendore, che bellezza, davvero un pezzo incredibile, molto molto raro. Abbiamo poi un Certina DS, 500 metri addirittura, questo è un vero sottomarino, che splendore, molto molto bello, in condizioni perfette direi. È solo spellicolato, nuovo, è nuovissimo, con full set. Ottimo. E vi sottopongo alla vostra cortese attenzione questo bellissimo Philip Watch Cormoran. Guardate che cassa particolarissima, un piccolo lingottino molto molto bello e particolare. Per qualsiasi informazione vi faccio vedere i loro contatti, in modo tale che potete contattarli. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Molto bene ragazzi, la fiera è giunta al termine, io sono rimasto senza voce, ma qui per il finale abbiamo un grande amico, il mitico Pierpaolo Cassoni del canale Undersea Time, nonché mente, cuore e anima del progetto Icnos. Pierpaolo, come ti è sembrata questa fiera, come ti è sembrata Napoli, come ti è sembrata la passione di noi napoletani? Ma posto il fatto che io faccia sempre fatica a non emozionarmi con tutte queste belle parole che mi si dedicano e che sono una responsabilità importante per cercare di confermarle e di rafforzarle, devo dire che Napoli mi ha accolto ancora una volta nella maniera più entusiasmante, nella maniera più calorosa, come si conviene a noi del sud, con una fiera qualificata, realizzata da persone competenti, ma soprattutto da amanti del mondo dell'orologeria, sia vintage che attuale, che hanno dato una marcia in più e hanno fatto in modo che anche il sud avesse una capacità e soprattutto avesse una voce nell'espressione di questo mondo dell'orologeria, che sempre più cultori, soprattutto nelle fasce dei giovani, che oggi erano tantissimi,
trova e sempre più appassionati anche nella riscoperta della storia e della storia dell'orologeria a vantaggio scopre. Va benissimo, noi ti ringraziamo per la tua presenza, ci hai fatto vedere il tuo bellissimo orologio, la tua nuova creazione, ci hai fatto anche qualche spoiler che magari qui non evitiamo di dire. Tutto segreto. Tutto super segreto. Noi vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi ragazzi, seguiteci. Ciao. Alla prossima, ciao, e grazie. Eccolo, il boss. Ciao. Ciao.